Buenas tardes. Me uno a las palabras de bienvenida de don Manuel Fanjul, director general de publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, y agradezco la acogida en esta sede Sapiencie. Les saludo en nombre de Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, director del curso Las causas de los santos, perspectiva teológica, histórico-geográfica y jurídica, quien no puede hacerse presente, ya se ha advertido hace un momento, por encontrarse ahora reunida la Asamblea Plenaria de los Obispos que se está celebrando a lo largo de toda la semana. En nombre del profesor don Roberto Serres y en el mío propio, en cuanto coordinadores del curso, doy la bienvenida a los alumnos, en primer lugar, que fielmente asisten a sus clases, a los invitados que han querido acompañarnos hoy en sala y también a cuantos nos siguen a través de la plataforma YouTube. Quiero advertir para quienes nos siguen por YouTube en directo que por cuestiones de la técnica no podemos proyectar el PowerPoint que va a utilizar el profesor, el doctor Poliska, a lo largo de su intervención. Pero cuando se edite esta conferencia, se va a editar y se va a colgar completa también con el PowerPoint. Entonces, hemos preferido, aunque el doctor pues decía, bueno, enfocamos el PowerPoint, hemos preferido que sea él el protagonista, verle a él, escuchar su palabra y después ya, posteriormente, por internet podremos ver también aquellas diapositivas a las que vaya haciendo referencia a lo largo de su intervención. Quienes trabajamos en las causas de los santos sabemos bien y conocemos bien la formación que se viene dando en el Studium de Roma desde el año 1984, fecha en que la Congregación de las causas de los santos comenzó con esta formación de postuladores, delegados, historiadores, personas que trabajan en este ámbito. Por ello, agradecemos encarecidamente a la Congregación la autorización y el patrocinio de este curso para que se imparta por primera vez fuera de Roma, concretamente en Madrid, gracias a la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española y de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Por ello, es un gran honor contar aquí hoy con uno de los profesores del curso, con el doctor Patrizio Poliska, a quien agradecemos que se haya desplazado desde Roma para la conferencia de esta tarde y a quien esperamos en las futuras ediciones del curso. Le acompaña en la mesa el padre Alfonso Ramírez Peralbo, capuchino, postulador de numerosas causas, a quien con gusto cedo la palabra para que sea él quien presente al ponente de esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, yo hace como 30 años que conozco al doctor Poliska. Con él he trabajado en diversos milagros y todo lo que ha ido de su mano ha ido bien. Por lo cual, si alguno tiene la posibilidad de tener o contar con un milagro cerca, pues si se pone en su mano le va a guiar lo mejor de lo mejor. Porque recuerdo cuando la beatificación de José Tous y Soler en Barcelona el 25 de abril del 2010, que presidió el cardenal Bertone, tenían las monjas, las capuchinas del Buen Pastor, un milagro bastante grande, pero grande en apariencia, que lo vio a él y dijo, a ver si buscáis otro que esté un poco más. Y se buscó una simple curación de miopía. Bueno, pues ese fue el milagro. Ese fue el milagro que lo llevó a la beatificación. O sea, en el 25 de abril del 2010, José Tous y Soler, fundador de las Capuchinas del Buen Pastor. El doctor su especialidad es cardiología, con todo el amplio campo que esto conlleva. Así que todas las ramificaciones que la cardiología lleva consigo, él es especialista en ello.
Y una cosa que hay que agradecerle a él particularmente es que ejerce, o sea, no ha dejado la docencia. Él fue nombrado consultor médico de la Congregación de las Causas de los Santos en el 1986, siendo prefecto el cardenal Palassini. Desde entonces sigue siendo miembro de la consulta médica. En el 2008, más o menos, con el cardenal Saraiva, fue nombrado presidente de la consulta médica y ha estado pues 10 años más o menos al frente de la consulta médica, pero él no ha dejado el estudio, continúa dando clases en la universidad, ha sido profesor de Tor Vergata, pero también continúa dando cursos ahora, ya que está jubilado, también da cursos allí. Y más que todo, ahora es también alumno porque está estudiando bioética. Porque dice que esto es una ciencia que afecta mucho a los sacerdotes por problemas de conciencia y de moral que todos sabemos, ¿no? Entonces, está, o sea, porque dice que el que está estudiando continuamente está continuamente puesto al día. Por lo tanto, si uno se dedica a ser médico y no lee y no estudia, pues empobrece su propia calidad o cualidad de médico, ¿no? Mientras que si está estudiando continuamente, evaluando los consultores de la Congregación para las Causas de los Santos, cuando hacen las relaciones médicas, hacen muchas citas, o sea, que no son cualquiera, o sea, que hacen, documentan todo, incluso con estadísticas, y lo hacen de una, vamos, con una evidencia tan clara que uno no tiene más remedio que rendirse ante la evidencia, ¿no? Y por consiguiente ha sido presidente de la consulta médica, que en los primeros años eran solo los 5 peritos médicos los que actuaban, ¿no? Pero resulta que en el 2008-2009, yo era, o soy postulador ya, ¿no?, porque se canonizó, de la Madre María de la Purísima, y para la beatificación tuvimos un problema con un caso, puesto que había sido una niña que al nacer, al poco tiempo se puso morada, y bueno, los médicos, las enfermeras decían, esto es cosa del parto, y no era cosa del parto. Se la llamaron los médicos y tras un largo estudio descubrieron que la niña necesitaba un marcapaso porque había nacido con una cardiopatía congénita, ¿no? Trataron de hacerle un catéter a través de la vena safena, creo, me parece, no sé, precisamente, y no tenía la vena esa. Total, que al final le pusieron el marcapaso y la niña se fue a su casa. Pero una noche, estando la madre dándole de comer en la casa, se le desvaneció. Salió a la calle gritando que la ayudaran, los coches pasaban y la tuvieron que llevar al centro médico, La Palma del Condado, en Huelva, y la llevaron al hospital de Sevilla, la Virgen Macarena, y allí descubrieron, después de largo tiempo, los médicos que se había roto el cable del marcapasos. La historia clínica se llevó a Roma y la estudiaron en Roma, pero se la dieron a 2 pediatras que no tenían nada que ver, digamos, con el problema que padecía la niña. No porque sea una niña hay que darle el estudio a un pediatra, sino a un neurólogo, que era el que tenía que haber visto si el tiempo que estuvo roto el cable del marcapasos tuvo irrigación cerebral o no. Entonces los 2 pediatras de Roma dijeron que no y que no. Y entonces desde ese momento la consulta se alargó, como me decía el profesor, a 7. Porque 5, si uno ya duda, entre 4 es muy difícil, muy difícil. Mientras que entre 7
es más fácil el diálogo y más fácil hacer converger, diríamos, las voluntades dispersas en una misma causa, ¿no? Entonces, a partir de ese milagro, de ese caso concreto, donde se le pidió a los médicos de aquí de España que estudiaran la relación que ellos habían dado los de Roma, y bueno, pues esto dio una explicación clarísima, porque uno era el presidente de la Federación Neurológica Nacional de España. O sea, que no eran médicos cualquiera, no eran de categoría, ¿no? Pero aquellos siguieron empedernidos en decir que no, y la consulta se alargó entonces, a partir de entonces, a 7, y es mucho más veloz. Y lo mejor es que escucháis lo que él dirá, porque es lo que merece la pena, ¿no? Para eso ha venido, y le damos las gracias por haber aceptado esta venida a Madrid, para que todos vosotros disfrutéis de su sabiduría y de su efectividad práctica. Grazie. Grazie Padre Alfonso. Lo devo ringraziare per primo, perché ha un po' anche ingigantito la figura della mia persona, ma questo è per l'affetto, perché siamo amici da sempre col Padre Alfonso. E lui ha detto tante cose. Io posso dire che, come avete potuto constatare, lui ha sempre lavorato, da che lo conosco, e di questo io un po' mi onoro, sono contento di questo, ha sempre lavorato con intelligenza, buona volontà, ma ha lavorato tantissimo con passione, e l'avete già nel suo presentazione questo è emerso. Quindi un ringraziamento affettuoso al Padre Alfonso, ringrazio il professor Serres, che è professore di diritto canonico, ringrazio la professoressa Lourdes Grosso della Conferenza Episcopale Spagnola per questo invito, grazie a voi tutti della pazienza che avrete per ascoltarmi su un argomento non propriamente teologico, ma che per il discorso del miracolo rappresenta anche l'oggetto materiale. L'oggetto formale è il miracolo, ma l'oggetto materiale del miracolo è qualcos'altro. Normalmente, il più delle volte, sono le guarigioni cosiddette non spiegabili, quindi presunte miracolose. Altre volte sono anche cambiamenti del mondo della natura, miracoli che sono avvenuti in un contesto che supera le leggi della fisica o della chimica, della fisica da noi conosciute. In queste due ore o poco più che saranno, il mio scopo è quello, dopo un'introduzione però rapida per collegare questa materialità, questo oggetto formale, le guarigioni o altro, a uno sguardo più generale finalizzato appunto alla definizione di miracolo che non ci pertiene, che non pertiene alla commissione, alla consulta medica. La consulta medica è sempre una consulta, un organo di consulenza, non decisionale, eccetera. Tant'è che mi dicevano, ed è accaduto, che il Papa può dichiarare miracolo qualcosa che un medico, uno scienziato o altro hanno definito essere anche ragionevole. E questo è accaduto, mi dicevano, con Pio XII, ma non so di che cosa, non so esattamente l'oggetto. Quindi, partendo da questo punto, questo sguardo generale anche sul concetto di malattia, la mia metodologia sarà quello di partire magari almeno da un caso clinico datato, per la verità, che è meglio, dove c'è più anche oggettività nel giudizio, a illustrare le caratteristiche di come si fa a definire una guarigione non spiegabile, che è l'oggetto fondamentale poi per la definizione che spetta a teologi. E da lì vedere, sempre se avremo tempo, altri casi positivi, ma anche casi che non sono stati riconosciuti non spiegabili, e quindi concludere in questo modo. Quindi le guarigioni non spiegabili, le loro caratteristiche. Molti PowerPoint sono delle semplici belle anche riproduzioni. Questo è un Raffaello, il miracolo di Bolsena, questo miracolo sulla sostanza, per la verità,
però evidente, visibile agli occhi, no? Visibile agli occhi, quello della transustanziazione che noi riteniamo per fede, con gli occhi non si vede, c'è solo della fede, no? Ecco già una differenza tra i due, razionalmente sensibile, noi cogliamo la differenza. Questo è Duccio di Boninsegna, sono così, giusto per iniziare ad orientarci. Pesca miracolosa, sono tutti presi dai miracoli del Vangelo e citati quelli che sono stati, ma andiamo perché ristabilimento di forti febbri, recupero della vista, interruzione di emorragie croniche, quelli che il Vangelo realmente narra e ci riporta, no? Come anche come motivo di credibilità. È il più grande miracolo della risurrezione. Ai fini però di una di una riflessione di ragione sul fatto di qualcosa di inusuale, di non consueto, non spiegabile, questa definizione insieme alla prossima ci può aiutare. È presa da San Tommaso, che sempre ci insegna, insomma, no? Tante cose. Il miracolo è un fatto meraviglioso perché ha una causa veramente occulta per tutti e tale causa è Dio. Perciò le opere compiute da Dio fuori dell'ordine delle cause da noi conosciute, ecco il punto fondamentale, è il da noi conosciute. Quindi c'è qualcosa di un relativo, ma relativo a che cosa? Alla nostra conoscenza. Per Dio nulla è miracolo. Dio fa tutto, può tutto, onnipotente, non posso, nemmeno si può dire, qualcuno lo sosteneva, ma questo è il mio pensiero, nel miracolo Dio supera le sue leggi, ma non è così. Dio fa tutto, supera le leggi conosciute da noi, e questo noi ce ne accorgiamo nello studio della fisica, della chimica, della biologia in particolare. Guardiamo anche il caso contestuale di questa pestilenza Covid. Alla fine vedete come la conoscenza umana avanza per tentativi, così, per approssimazioni, tentativi. C'è un'autorità al mondo che può dire qualcosa di definitivo su questo? No, non c'è. Il significato è uno. Non perché questo sia un errore o un peccato, ma il motivo non solo. La nostra conoscenza scientifica, cosiddetta scientifica, è sempre qualcosa di relativo e mai di assoluto. Non possiamo assolutizzare questo. Questo lo vedremo, avrà delle ripercussioni anche nelle definizioni che ci riguardano. Ripete un po' lo stesso pensiero. In rapporto alla potenza divina, come dicevo, niente può chiamarsi miracolo, perché in rapporto alla potenza divina ogni fatto non è che piccola cosa, minima cosa, ma un fatto viene detto miracolo in rapporto alla capacità della natura che esso supera. È un po' quad nos, guarda noi stessi, la nostra conoscenza, e quindi sono stati definiti in rapporto alla capacità o al superamento della natura da noi conosciuta, quod substantia, un quod subjectum, ma questo, visto che compare nel testo grande questo in italiano, sulle cause dei santi, no? Questo compare. Quod modum, sul quale dopo dobbiamo fissare l'attenzione perché interessa chi lavora in questo contesto. Quindi, adesso cerco di indirizzarmi sull'aspetto razionale. Cosa può dire la ragione scientifica? Cosa può dire riguardo un miracolo? È un evento inspiegabile relativamente alle conoscenze oggi acquisite. Questa è l'unica cosa che si può dire, non possiamo dire di più. Rispetto a quello che noi conosciamo oggi, noi non comprendiamo ciò che è accaduto e quindi lo definiamo non spiegabile. Non diciamo miracolo, perché il miracolo è un'altra causa, abbiamo detto, no? Questi sono Cosma e Damiano, che utilizzano l'arto di un moro per sistemare un poveretto che aveva perso l'arto. Va bene. Ci sono delle riflessioni filosofiche anche su questo, perché oggi diciamo anche la conoscenza scientifica è un po' in crisi, diciamo, no? Come concetto e come metodologia. È vero ciò che è misurabile, è vero ciò che è constatabile, quindi la verità non è più una verità di carattere generale ma è particolare. Questo anche se aiuta da una parte, cioè il riduzionismo aiuta nella conoscenza analitica, certamente non aiuta nella connessione
dei dati analitici, i quali dietro un'analisi c'è una realtà superiore. Questo lo vediamo specialmente per le cose che riguardano l'uomo, l'essere umano, dove l'analisi o dei meccanismi biochimici del cuore, degli organi, non sono tutto l'uomo, tutta la persona, e questo ha delle implicazioni quando parliamo di malattie, e lo vediamo e cerco di farlo vedere subito dopo. Lo superiamo perché ci fa perdere il tempo. Qual è il nostro atteggiamento? Come facciamo a conoscere? Conosciamo allo stesso modo da sempre, come ci ha insegnato e come l'hanno percepito e condotto i filosofi dell'antica Grecia, Aristotele in particolare, non tralasciando Platone, che era un po' più un universalista, direi così, direi io, no? Aveva una visione ampia, generale. Aristotele dal particolare saliva al generale. Quindi la nostra arma è la ragione, è l'evidenza delle cose. Prima è una osservazione, observatio poste a ratio. Questo è la base di ogni procedimento scientifico, ma anche filosofico. Ante observatio poste a ratio. Dobbiamo osservare, cogliere gli elementi singoli, cogliere elementi reali, per poter cercare di interpretare la realtà. E questo lo facciamo, e anche il nostro, diciamo, mestiere, tra parentesi, di medici, di clinici, è sempre questo. Comunque si riconduce sempre a questo. Osserva, poi pensa, rifletti, cerca di interpretare in rapporto alle conoscenze che hai in quel momento. E in questo ho cercato di dire anche tutto il bello e tutto il limite, il bello e il relativo, il tanto e il suo limite, diciamo così, no? Della nostra conoscenza. Allora, l'osservazione è il primo passaggio, quindi per procedimento induttivo cerco di formulare un'interpretazione che nella medicina noi diciamo la diagnosi, no? Cerco di capire cos'è la diagnosi. E poi di prevedere, no? Se è così sarà anche così, e cerco di verificarlo. E questo è il ragionamento che fa la scienza, ma questo lo fa anche la medicina, ma lo fanno anche tutte le altre branche che hanno a che fare con la conoscenza scientifica, diciamo così. E questo è uno schema di modello clinico. Come ragiono io? Devo prima osservare, chiarire, identificare o definire un problema, interpretarlo, poi prevedere e dare un giudizio. Bene, ecco qua. Devo fare ancora un'introduzione più teorica o storica, ma senza prendere tanto tempo, che è questa. Abbiamo a che fare con la malattia, col malato, per la verità, per chi è impegnato nella cura, abbiamo a che fare con la malattia in questo contesto che dobbiamo giudicare un po'. È guarito, ma è guarito per sua natura, è guarito per qualcos'altro, è guarito perché la terapia è stata davvero efficace. Dobbiamo quindi andare a cercare di capire un po' anche un po' i modelli di antropologia medica, ma insomma è sul concetto di malattia. Io fisso l'attenzione in particolare, devo fissarla, certo nell'antica Grecia le domande che si sono fatte i filosofi del tempo sono le stesse che ci poniamo oggi, le risposte erano forse diverse, però nella loro essenza erano risposte al tempo valide. E allora ci saranno i medici ipocratici, Ippocrate in primis, che fissa l'attenzione sul primum movens. Qual è il primum movens del mio essere umano? L'encefalo, come bios, qual è l'encefalo? L'encefalo regola questo, e aveva ragione, non aveva torto. Poi Empedocle, il quale dice sì, l'encefalo, però insomma tutto il resto, come viene collegato, eccetera, agli umori, emocentrismo, pensa al sangue che collega tutto quanto, gli organi, eccetera, dà una certa unità. E anche lui ha ragione. E Aristotele, che è un funzionalista, pensa che percependo che la realtà, diciamo, dinamica la vede massimamente nell'espressione della contrazione del cuore, pensa al cardiocentrismo. Ma anche lui ha ragione, perché se il cuore perde la sua funzione, l'organismo decade, biologicamente decade. Galeno,
mi soffermo solo un attimino su Galeno, perché lui ha delle, il suo pensiero si riflette per tanto tempo nella storia della medicina. È un pensiero il suo, direi, enciclopedico, non è solo un pensiero come quello di tutti questi, diciamo, scienziati, filosofi, direi più filosofi forse che scienziati, ma la stessa cosa. Lui ha un pensiero enciclopedico e quindi lega il microcosmo dell'essere umano al macrocosmo e quindi vede la malattia come un disordine, come un'alterazione della natura, e tutti questi hanno questo filo conduttore, no? Di un legame alla natura. La natura in qualche modo si corrompe e genera la malattia. Lui pensa a un sistema pluricentrico, non c'è una prevalenza, ci sono vari centri importanti collegati tra di loro e, diciamo, la relazione tra i centri genera l'equilibrio biologico. Questo è stato, diciamo, un po' importante. Ecco, questo lo lascerò. Il cervello, organo del movimento volontario, del pensiero, della sensazione, il cuore è il principio del movimento involontario, il fegato presiede la nutrizione. Il collegamento tra centro e periferia sarebbe l'anima razionale che circola nel sistema nervoso, il pneuma vitale. Il sangue darebbe luogo a quattro temperamenti: il bilioso, il melanconico, il sanguigno, il flemmatico. Entriamo nella malattia, no? Ecco quindi come lui vede la malattia. Certi presupposti sono empirici, però diciamo anche molto razionali, molto, diciamo, filosofici, razionali. Direi che la strada giusta è quella. Questo ha aiutato per tanto tempo, ma per tanto tempo, fino al Medioevo e oltre, ha impedito però un reale approccio scientifico al problema, quindi la verifica, dicevamo, ante observatio, poste ratio, e poi la verifica, che è nella fase della ratio, no? Della ratio c'è il punto della verifica. Queste sono solo alcune espressioni di malattia, l'espressione di malattia, questo è un Picasso, insomma, anche immaginificamente supera il mio linguaggio, no? L'espressione della disperazione, del dolore, della sofferenza. Questa è la malattia di fatto, quindi la malattia non è solo una patologia, no? Patologia è causa di malattia, ma chi soffre è l'essere umano, è l'uomo, è la persona, no? Questo è la peste di Napoli, 1600, gli atteggiamenti, e questo dobbiamo un po' tenerlo presente. Tornando un po' al concetto di malattia, Galeno dice: una disposizione abituale patita dal corpo estranea all'ordine naturale, estranea all'ordine naturale. Platone aveva detto un'alterazione dell'equilibrio naturale del tutto, rottura di un ordine naturale, quindi questo collegamento con ciò che la natura ci offre, ci dà, è un dato. La natura è un dato, è qualcosa di dato, non inventato dall'uomo. No, la natura è qualcosa che è previa, diciamo, all'intelligenza umana e alla fantasia o alla creazione di pensiero umano, no? La natura ci viene data, è un dato di fatto. E questa è la definizione di malattia che dà Galeno. È una disposizione abituale fuori della natura, dovuta a precise cause tra cui gli affetti dell'anima. Anche questo è un punto che a noi interessa, no? In una visione unitaria della persona, dell'essere umano, che poi si ripercuote anche e nell'induzione di una malattia, ma anche forse nella risoluzione. E questo va pure tenuto presente, no? Non siamo solo bios, siamo un bios con uno spirito. Vengo a una definizione di malattia molto realistica, che appunto presuppone questa visione unitaria psicomposomatica, e quella presa da un autore spagnolo, appunto, è Pedro Laín Entralgo. È un loro lo so sicuramente meglio di me, mi attrae, l'ho letto ovviamente in italiano, l'ho letto per quello che ho potuto, ma è molto interessante. È un medico filosofo più storico della medicina, che ha scritto molto, ma con una mente molto profonda. Probabilmente lui ha fatto anche il medico, forse molto più filosofo che medico pratico, però è molto attraente. Il suo pensiero è un pensiero unitario, diciamo, vasto, unitario nello stesso tempo. E definisce così la malattia. Non è difficile, ma
va un po' capito, analizzato nel particolare. La malattia umana è un modo d'essere anomalo della vita della persona, non è una sostanza la malattia, è un modo d'essere la malattia, è qualcosa che io subisco e che vivo nel mio interno, che comporta sofferenza e dolore, e scusatemi, reattivo ad un'alterazione del corpo. Sempre io sento il corpo che non va, anche se la causa iniziale può essere un conflitto psichico, sempre il corpo che non va, le palpitazioni, l'ipertensione, altre sofferenze, no? Che comporta sofferenza e dolore. E adesso inserisce il concetto di evoluzione. Come evolve? Poi evolve verso la guarigione, verso lo stato di salute o di malattia curabile, oppure verso la morte, certamente, oppure verso una guarigione con insufficienza d'organo. Lui inserisce molto un concetto che nella biologia è visibile, che noi vediamo, no? Anche se ci pensiamo un attimo, che il finalismo, la malattia non è altro che il finalismo della biologia alterata che cerca di risolvere il problema, cerca di tornare a guarigione. Quindi il finalismo è sempre il recupero di un equilibrio, il finalismo della vita, del bios, è sempre il bios, è sempre la vita, quindi è sempre un equilibrio di fattori anche dal punto di vista materiale, dal punto di vista di sostanze materiali, di elementi chimici, di reazioni biochimiche. Questo si vede solo con l'intelligenza, ovviamente, non tattile, dal punto di vista tattile, no? Se non ad esempio il caso del cuore, che dopo un intervento chirurgico in cui i chirurghi devono sospendere la funzione cardiaca, riprende spontaneamente. E quello si può vedere un finalismo, ma come? È fermo, non deve partire più, no, il cuore riparte. Quindi si vede questo senso. Quindi la malattia rientra in queste. Allora, dopo questi aspetti un po' troppo teorici, dobbiamo dire semplicemente che dobbiamo andare verso una... questa lezione di anatomia significa che il desiderio inizia la scienza, possiamo dire, la verifica, no? Al tavolo anatomico, con Morgagni, Giovan Maria Lancisi, medico in Roma al 1600, non perdo troppo tempo nella loro, se no perdo il clou e l'essenza di quello che devo cercare o desiderio di trasmettere, anche San Giuseppe Moscati, medico ma era anatomopatologo, quindi le sue lezioni le faceva sull'insala settoria, diciamo così, sui cadaveri, perché aveva cosciente e la sua, diciamo, vocazione, missione di medico, ma anche di medico razionale, nel senso voglio verificare ciò che è successo in questo organismo per essere di aiuto per altre persone, no? E dice così, Giuseppe Moscati, questo, morto nel 27. Hic est locus ubi mors gaudet succurrere vite. Cioè, io faccio questo perché per conoscere qualcosa di più e posso aiutare gli altri. È molto interessante. Eh? Un grande medico è stato. Ora, ovviamente, dal livello anatomico siamo andati avanti, arriviamo a livello cellulare, a livello non solo cellulare, ma biochimico. Questa è, diciamo, è tutta la mappa invisibile, perché è quasi immensa e infinita, delle reazioni chimiche in una cellula. Quindi il centro dell'organismo diventa l'unità funzionale, autonoma, diventa la cellula. Le cellule si collegano tra di loro e c'è l'organismo, eccetera, eccetera. Si arriva a livello di definizione molecolare e definizione genetica, attualmente è così. E questo ha una ripercussione non solo sulla diagnosi, ma anche sulla terapia. Quindi vedete come questo poi si ripercuote anche nel nostro spazio per la diagnostica di un po' di precisione, e quindi la necessità di ricorrere a, diciamo, valutazioni, dosaggi di proteine, aminoacidi, di valutazioni dei segmenti genetici alterati, eccetera, e anche in prospettiva terapeutica. Quindi, tra parentesi, fa sorridere, non è che è diventato più difficile fare i miracoli per l'autore, ma è più difficile mettere in evidenza forse la non spiegabilità, no? Per tanti processi. No?
l'autore l'ha già fatto, il miracolo lo fa tutti i giorni. E queste sono le cellule, e questo è il genoma di una femminile, un genoma femminile, no, è maschile, c'è la Y. Va bene. E quindi questo solo per far vedere, per mostrare in che area noi stiamo lavorando. Stiamo lavorando in un ambito di conoscenza oggettivo sicuramente, ma non perfettamente conosciuto peraltro. Quindi un po' il relativo della scienza, mi interessava mostrare il relativo della scienza. Ora, quello che voglio fare è entrare nel vivo, magari mostrando un caso clinico datato, quindi io non l'ho studiato, risale a molti anni fa, però su quel caso ci sono dei passaggi da fare che ci interessano un poco, e quindi mi devo soffermare su qualche concetto, non tanto più teorico, ma quanto di passaggi, di precisazioni, no? di messa a punto, no? Di teorico no, non c'è tanto di teorico. Lo studio di una guarigione definita non spiegabile accade nel 1984. Io non ci credo. No. Allora, si tratta di una giovane che all'età di 21 anni, nel 1946, la sanata lamenta parestesie, cioè alterazioni della sensibilità. Ho lasciato, diciamo, le edizioni come le ho trovate negli archivi, non le ho tradotte in diverso linguaggio, le ho lasciate nel linguaggio tecnico, no, diciamo, ecco perché andiamo un po' nel particolare. E senso di freddo all'estremità. A 27 anni comparvero disturbi agli occhi visivi e stanchezza, ipostenia e stanchezza all'arto inferiore di destra. Nel 1954, già sono passati parecchi anni, 9 anni, comparsa di diplopia all'occhio sinistro, cioè lo strabismo, non riesce a convedere, non vede bene, nel senso che vede due, no? Strabismo, diplopia, strabismo. Segue nel maggio dello stesso anno un esame neurologico, il quale pone il sospetto di sclerosi multipla. Sclerosi multipla è una malattia grave. Ovviamente allora ho cercato di prendere un caso datato per non entrare nella complessità del diagnostico attuale, no? Quindi il diagnostico di allora è un diagnostico clinico più semplice, però non per questo, come devo dire, superficiale, assolutamente. Ci sono il caso più, non l'ho portato ovviamente perché non potevo mettere tutto, il caso più antico che abbiamo esaminato qualche anno fa era del 1000, prima, poco dopo l'Unità d'Italia, però, e quindi dati immaginifici, radiografie, TAC, risonanze, ovviamente non potevano esistere, ma la descrizione che hanno fatto i medici del tempo era come per noi, i Promessi Sposi del Manzoni, quando riesce a dipingere tutto, ed è un dipinto migliore del quadro, no? E questo facevano. Quindi, questo è un caso molto più datato in assoluto. Questa è la diplopia. Allora, torniamo al caso. Nel febbraio del 55, sono quasi 10 anni, la malattia peggiora ulteriormente, con comparsa di segni, diciamo, motori importanti, con scariche involontarie degli arti, agli arti superiori, agli arti inferiori, difficoltà di ambulare, atassia, la difficoltà a deambulare, incapacità a mantenere la stazione eretta e della deambulazione, la mancanza del controllo degli sfinteri, quindi qualcosa di importante, quindi con perdita incontrollata di feci urine, insensibilità tattile, cioè perdita della sensibilità al tatto, al calore e al dolore. Quindi suscitando dolore, la malata non sentiva dolore, nella parte inferiore del corpo. Questo è giusto per mostrare la difficoltà di una deambulazione, deambulazione atassica o steppante, così. Ma questo. Segue un ricovero
è una terapia a base di frizioni con unguento mercuriale, arriva la terapia. Quindi sclerosi a plaque, terapia unguento mercuriale, bagni turchi, terapia del caldo, la piretoterapia, inoculazioni di cellule secche fetali. L'impostazione era ottima. Iniettare cellule secche fetali significava percepire che le cellule fetali, assimilabili alle staminali, diciamo la terapia staminale che si può fare oggi, no? In qualche modo avessero la possibilità di riparare. Questo è interessante. Segue un periodo di temporanei miglioramenti, fase di remissione. Quindi è una malattia che segue un decorso non così improvviso, tumultuoso, no. Come avete a 40, nel 46 sono cominciati i sintomi, siamo nel 55 i sintomi vanno e vengono, quindi periodo di remissione. Alla dimissione dall'ospedale viene inviata per 7 settimane in clima montano, in riposo assoluto, con una dieta alimentare cruda senza beneficio. Dieta alimentare cruda, non so nemmeno cosa significa. Ad un successivo controllo nel 54 erano presenti le vertigini, il vedere doppio, mostra paralisi dell'abducente, cioè di un muscolo dell'occhio, per questo vede doppio, e dei segni. Io ripeto, ho lasciato queste edizioni tecniche così, ma sono segni di lesione cerebrale centrale, quindi non qualcosa di periferico, è una malattia centrale la sua, è importante la sua malattia. Nel maggio 55 si conferma la diagnosi di sclerosi multipla, quindi i neurologi che l'hanno vista dicono sì, in base al decorso della malata, ecco l'importanza del decorso clinico, noi poniamo questa diagnosi di sclerosi multipla. E si giudica la malattia non più suscettibile di terapia, non ci sono più terapie, andrà come andrà. Invocazione di aiuto soprannaturale per intercessione della serva di Dio, ovviamente non ci sono più aiuti materiali, bisogna fare qualcosa di più. Adesso il fatto importante di questa storia è interessante, che è ben testimoniata peraltro, il 14-5-55 la suora sentì improvvisamente, è un improvviso, dalle 14.30 alle 15, sente un senso di calore agli arti inferiori, un senso di benessere, un impulso a camminare, cosa che era ridotta alla semi-immobilità. Poté iniziare la sua deambulazione, vestirsi da sola, recarsi con le altre, con sorella religiosa, sicuramente, in chiesa. Da allora cessarono i tremiti e gli altri sintomi morbosi con ripresa della normale vita di comunità. E questo è tutto testimoniato. Quindi è una storia di una malattia lunga, quindi cronica, che guarisce improvvisamente, senza un effetto delle terapie praticate, anche perché di fatto non c'erano, e quelle che sono state praticate, credo fermamente, che non abbiano avuto un ruolo di efficacia. Questo è semplicemente una riproduzione della risonanza magnetica di un paziente con sclerosi a placche. E questo è un disegno preso da un testo di medicina di cosa fa la sclerosi a placche, lesione del cervello in modo così geografico, a carta geografico, il midollo spinale. Ma il risultato finale qual è? Questo è il risultato finale. Questo per dare ragione anche della gravità poi della malattia, no? Nei controlli successivi, 55-62, venne confermate due caratteristiche, la completezza della guarigione e ne viene constatata la permanenza. Quindi 10 anni dopo, poco meno, la malattia non si è ripresentata, non ci sono state delle recidive, delle ricadute e ha potuto godere una buona salute. Questo caso arriva alla discussione collegiale della consulta medica, dopo il parere positivo penso di due periti d'ufficio, e queste sono le conclusioni. Non ho riportato la discussione, ma le conclusioni sono queste. Una diagnosi, quindi l'ipotesi diagnostica è stata confermata e verificata dal suo decorso questa volta. Sclerosi multipla, in quale fase della sua evoluzione? In fase preterminale, cioè in una fase molto avanzata, dove forse sussisteva anche un pericolo di vita, che è un concetto importante nella nostra
diciamo, nel nostro lavoro, no? Che la malattia abbia raggiunto un grado di avanzamento e di pericolosità tale da porre la persona, il paziente, in pericolo di vita, è un dato importante, perché se io sto in imminente pericolo di vita, il fatto che improvvisamente torni a uno stato migliore non è tanto secondo la natura, ed è vero che la natura non fa tanti salti, va in progressione, no? Ed è vero, la natura non fa salti, e nemmeno in biologia, nemmeno in medicina. Dalla diagnosi nasce la prognosi, cioè la prognosi è un giudizio, è una previsione del futuro che riguarda l'andamento della malattia che sto osservando o che sto curando o che sto osservando. È una previsione del futuro. Allora la prognosi può essere una prognosi, diciamo, fausta, buona, diciamo così, e questo si basa anche sulla conoscenza poi dei periti, sulla storia naturale delle malattie. Le malattie è vero che non sono delle entità, ma danno fastidio, no? È vero che la cecità è una sottrazione della vista, ma è un danno, no? Non è un'entità, ma è una sottrazione, no? Una sottrazione di essere, diciamo così, di bene, no? E così pure nella malattia. Allora, però le malattie, queste alterazioni hanno dei decorsi anche tipici, oggi un po' più alterati dall'utilizzo dei farmaci e delle terapie, ovviamente, no? Però il conoscere l'evoluzione ha un senso, soprattutto conoscere l'evoluzione nel singolo paziente. Ecco perché è importante lavorarci un po' sopra attraverso le testimonianze, attraverso il ricorso all'osservazione diretta, attraverso a quello che fanno, dovrebbero fare o dovremmo fare noi nel nostro quotidiano, no? Noi medici nel nostro quotidiano. Allora, questa prognosi è stata definita come prognosi infausta riguardo al recupero funzionale. Non guarirà mai. Morirà per questa malattia? È stato detto, molto riservata quod vitam. Potrà sopravvivere, ma sempre rimarrà funzionalmente lesa. Non potrà camminare, non potrà fare questo, non può fare quest'altro. Quindi infausta quod valetudinem e molto riservata quod vitam. E poi arriva la definizione della terapia, perché vedremo l'importanza di studiare la terapia e metterla in relazione con la malattia stessa e con la guarigione in particolare. La terapia è stata definita adeguata per l'epoca, per il tempo, no? Era delle soluzioni mercuriali e altro, eccetera. Adeguato, di più non si poteva fare, o altro non si poteva fare. Ma il suo rapporto con la guarigione, qual è? Qual è stato? Come lo giudichiamo? Non ha avuto nessun rapporto con la guarigione. No, nessuno. Adeguata per l'epoca, ma totalmente inefficace. E adesso il giudizio sulla guarigione. È stata definita questa guarigione istantanea, certamente mezz'ora è istantanea, no? Diciamo così, completa e duratura, non spiegabile alla luce delle attuali conoscenze mediche. E qui è detto tutto. È istantanea, completa, duratura, non spiegabile alla luce delle attuali conoscenze mediche. Attuali. E quod nos al momento presente, in questo momento in cui giudichiamo. E noi giudichiamo con il nostro background di conoscenza al riguardo. Questo è un po' il caso. Allora, questo caso adesso mi porta direttamente, se non sono stanchi, possiamo fare 10 minuti se vogliono, perché ora devo inquadrare tutto, diciamo, il teoretico sulle caratteristiche. Volete fare delle domande? Per me sì. Permessi, benissimo. Sì. Alguien levantó la mano por ahí. Adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos saber
que se ha recuperado por una causa sobrenatural y no como consecuencia tardía de la terapia que recibió el paciente. Porque a veces las terapias no dan resultados hasta pasadas semanas o meses. Allora, se ho ben capito, sì. Come possiamo giudicare? Sì, o sea, che hace che possiamo dire che è sobrenatural e non consecuencia della terapia? Ah, questo è certo. Ma questo lo possono dire gli esperti dell'argomento, no? Nel senso che di fronte a una malattia di questo genere, ripeto, questa è un caso datato nel tempo, per renderlo più semplice, e solo diciamo i competenti del tempo potevano dire è guarita a causa della terapia che abbiamo praticato o è guarita spontaneamente. Però come faccio a dire questa guarigione spontanea non è spiegabile, immediata, no? Come faccio a dire? Perché conosco la storia naturale di quel tipo di lesioni. Io so, per esperienza, per cultura scientifica, che compare oggigiorno nella bibliografia internazionale, so che questa presenta, questo caso, diciamo, questa storia naturale, questa malattia, ha un suo iter, ha un suo percorso. E questo percorso che ha avuto non è prevedibile, non era prevedibile. Quindi è un po' inspiegabile, la ritengo inspiegabile. Forse non ho risposto bene. Se non ho risposto bene perché desideravo sapere qualcosa di diverso. Così? È chiaro che questo è di competenza di chi studia la problematica, non dello specialista, diciamo così. A questa domanda risponde lo specialista, risponde. Lui non risponde se la causa è soprannaturale o no, perché potrebbe anche non credere al soprannaturale, diciamo così, no? Però può dire questo andamento, questa risoluzione, questo decorso è totalmente imprevisto, è assolutamente imprevisto. E realmente è così per il caso, è sempre così, anche oggi, anche dopo tanti anni. È assolutamente impossibile che una persona che soffra di una malattia neurologica di questo tipo possa in mezz'ora recuperare completamente le sue funzioni. Questo non è assolutamente. Esodo dalla nostra alla domanda perché ha recuperato, io dovrei dire non lo so. E quindi non è spiegabile, non spiego nulla, non lo so, non spiega nulla, no? Ho risposto? Grazie. Buonasera professore. Buonasera. Qui lei dice, no? Guarigione istantanea, completa e duratura, sì. Non spiegabile alla luce delle attuali conoscenze mediche. Del tempo, del tempo. Non le attuali 2022. Ok, perché se la guarigione è avvenuta 20 anni fa, 30 anni fa, logicamente le conoscenze erano diverse. Sì, ecco. Okay. Ho presentato un caso datato per questo motivo. Al tempo presente non avrebbe avuto, avrebbe avuto delle terapie, avrebbe avuto una vita diversa, sarebbe diventata una malattia ulteriormente cronicizzata. Mm-hmm. E poi non saprei dire, magari guarisce improvvisamente. È l'improvviso che segnala un poco l'anomalia naturale, diciamo così. Certo. Questo cambio improvviso, questo sì. Grazie. È un improvviso importante, mezz'ora. Io ricordo qualche caso sì, di guarigioni improvvise negli anni, vent'anni fa. Grazie. Però è raro che sia realmente improvviso, che sia innaturalmente rapido, questo sì, e tuttora viene accettato. Poi possiamo riflettere su questo, ma così improvviso è veramente difficile. Grazie. Possibile. Prego. Perdona, yo quería preguntar si también se puede considerar un milagro
el que suceda una mejoría o una circunstancia que va en contra de la opinión de los médicos que están tratando a ese paciente y de la literatura científica sobre ese tema. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un caso que tenemos nosotros en la causa, ¿no? Bueno, en el cual una chica joven se queda embarazada y en la prueba que le hacen para detectar el riesgo, ¿no? Se ve que el bebé que espera tiene una trisomía del par 5. Entonces, eso es a las 10 semanas del embarazo y le aconsejan todos los ginecólogos que le ven en un hospital grande de España, de Valencia, le aconsejan que aborte. Porque lo que está descrito en la literatura con la trisomía del par 5, dicen que pues, todos salen con problemas hepáticos, cardíacos, renales, etc. Tiene una cuñada que es ginecóloga también en ese hospital, hacen un estudio en el servicio de ginecología revisando toda la literatura científica y ven que sí, que el pronóstico es muy malo. Entonces, en contra de todo, ella no quiere abortar, aunque en cada vez que va a la consulta le dicen que aborte y al final nace una niña que es totalmente, prácticamente normal, no tiene ningún órgano mal, sí que tiene la trisomía, pero tiene bien el corazón, los pulmones, los riñones y una inteligencia, bueno, ahora tiene 2 años, ¿no? Una inteligencia apropiada a los 2 años. Sí, sí, rispondo. Entonces. Sì, rispondo. Cerco di rispondere. Quindi la trisomia è un dato di fatto, è vero, no? È vero che è trisomia del 21. È vero. Del quinto, no, del 21. Sulla letteratura non so bene. Dipende da questo, dipende. Io penso così al momento, al presente, cerco di fare una riflessione, no? Una riflessione. Se c'è una casistica consistente che dice sì, in tutti i casi accaduti di trisomia del quinto, si verifica questo o questo, questo, necessariamente è chiaro che il caso è un po' sospetto di essere non spiegabile. Sospetto di essere non spiegabile. Però la letteratura dipende quanti casi pone, la letteratura internazionale quanti casi riporta. Questo è il punto. E quindi anche qui la natura ha delle possibilità che noi non conosciamo. Invocare l'intervento soprannaturale. Sì, quello va sempre invocato, per carità, perché poi la nostra vita la dirige il soprannaturale, però che esuli dalla natura, penso difficile sostenere la non spiegabilità di questa evidenza. È probabile che quella trisomia, questo posso però rispondere, può fare la domanda, io non so rispondere bene perché non ho questa conoscenza di fondo, ecco il relativo nostro, no? Sempre la nostra ignoranza che fa da padrone, no? La nostra conoscenza. Un genetista potrebbe dire qualcosa di più. Un genetista potrebbe dire non si spiega, no, assolutamente no, perché portando però giustificazioni biologiche serie, concrete. Potrebbe però il genetista anche dire che i geni, anche se hanno rappresentato una trisomia, si sono espressi i geni, sono i geni che esprimono le proteine, no? Le proteine, quindi quello che noi siamo, certo, il 50% sono i geni, il resto è il nostro comportamento, però non si sono espressi nel modo che normalmente si prevede, ma che sia una eccezione irragionevole, che innaturale, penso sia difficile sostenerlo. Penso sia difficile. Por eso preguntaba si servía la opinión médica de los especialistas. Es un genetista. Y la opinión y
la letteratura scientifica internazionale. Sì, ma la letteratura scientifica internazionale va bene, questa va bene perché aiuta, aiuta l'esperienza personale, aiuta la conoscenza. La letteratura internazionale è conoscenza, ma non assoluta, è relativa anche alla conoscenza della letteratura internazionale. Quindi è probabile che un gene si sia espresso in un modo da non colpire gli organi vitali. Questa è un'interpretazione che io potrei dare, ed è un'interpretazione razionale, questa, al di là della mia non conoscenza. Non so se questo è il vivo della situazione. Facciamo una pausetta, 5 minuti per il cervello e il cerebro. Per il cerebro, va. Professore, quando vuole, per favore. Grazie. Allora, proseguiamo un po'. Ora entro all'interno un po' del clou sulla riflessione, sulle caratteristiche che deve avere, deve possedere una guarigione per essere definita non spiegabile. Perché il caso che ho presentato mi ha dato questo spunto. Ora, non posso non inquadrarle questo, diciamo, questo interesse è stato, è da sempre, ma è con Benedetto XIV, 1700, intorno a cavallo del 1700, che è stato un po' tipizzato, è stata un po' definita. Nel suo studio, Benedetto XIV, del Papa Lambertini da Bologna, aveva lavorato a lungo in questo tema e da Papa ha redatto tante cose e ha scritto questa De Servorum Beatificazione e Beatorum Canonizzazione, siamo nel 1734. Dei criteri, i criteri sono 7. Il primo criterio, primum est, ut morbus sit gravis et vel impossibilis, vel curato difficilis. La malattia deve essere grave, incurabile o difficoltosa a trattarsi. La gravità di una malattia può essere evidente o meno evidente, può essere oggettiva ma anche può essere soggettiva. Io credo, ad esempio, una malattia grave, anche se non mette in pericolo la vita, ma che comporta per un professionista del pianoforte, per un pianista, la perdita dell'articolazione del quinto dito, del quarto quinto dito, della mano destra o sinistra, è una malattia molto grave, no? Lui recupera, questa è una malattia grave, no? Quindi è oggettivo, ma anche soggettivo, penso possa essere. Questa però è un'interpretazione mia, non di Benedetto XIV. Il secondo criterio, ut morbus, qui depellitur, non sit in ultima parte status, ita ut non multo declinare debea. Bisogna che la malattia vinta non sia nell'ultimo stadio o al punto da poter guarire spontaneamente, cioè non sia alla soglia della sua risoluzione naturale. Rientra il concetto della storia naturale. Questi concetti, lui da chi li ha presi? Insomma, certamente da medici del tempo, no? Medici legali, già c'erano medici legali, eccetera, ma è un pensiero che risente molto di quell'autore di cui parlavo stamattina, Galeno, sempre Galeno, che poi ritroveremo. Quindi, ecco perché la conoscenza della storia naturale era importante, ma è importante anche oggi. Oggi si rende più difficile la conoscenza della storia naturale, perché non è solo una conoscenza teorica che deriva dall'aver visto molti casi. No, è nel singolo caso che bisogna percepire e sincerarsi della sua storia naturale, perché nel singolo caso oggi, nel 2022, è impossibile che un paziente non abbia mai avuto il sussidio di una terapia. E la terapia altera il decorso della malattia in sé. Lo altera sicuramente, lo porta verso un miglioramento temporaneo, verso una guarigione. Quindi si rende importante questo punto fondamentale, lo studio del decorso della malattia, che vuol dire anche
previsionare, se si può dire, la prognosi, dare questo giudizio sul futuro, sulla futura evoluzione della malattia stessa nel singolo, in quel paziente in cui sono chiamato a dare il giudizio e non solo teorico, quindi insomma nel pratico, nella medicina pratica. Il terzo punto, il terzo criterio. Tertium, un nulla furit adibita medicamenta, vel si furit adibita, certum sit ea non profuisse. In terzo luogo, occorre che nessun farmaco sia stato impiegato, o se impiegato sia stato inefficace. E il rapporto causa-effetto con la terapia. Questo è radicale, quindi è un punto fondamentale nello studio che bisogna fare. Quindi i postulatori si faranno, chi è impegnato nello studio, farsi aiutare da un medico, da qualcuno che lavora nel campo, per poter capire quanta influenza ha avuto o non ha avuto la terapia ai fini della guarigione. Se ha avuto un'influenza totale, sì, un'influenza parziale, sia stata parzialmente efficace, perché la parziale efficacia dà spazio a un ambito di non spiegabilità. Se la terapia nel suo insieme non giustifica la piena guarigione, la risoluzione completa raccoglie un certo quantum di non spiegabilità e quindi può essere proposta come oggetto materiale per la definizione di eventuale miracolo. Quarto, ut sanatio sit subita et momentanea. In quarto luogo, bisogna che la guarigione avvenga all'improvviso ed istantaneamente. E qui noi dobbiamo fare una riflessione un po' più lunga, per la verità. Cosa significa tutto questo? Nella prassi, anche mi sembra della consulta, allora, ci sono, all'inizio io ho cercato di introdurre, ho detto, San Tommaso precisa questo, dice sì, il miracolo è qualcosa che riguarda l'azione di Dio e tutto sommato riguarda cosa consiste, viene superata la natura, ma quale natura? Quella che noi conosciamo e come la conosciamo noi e come la conosciamo noi. E si va verso una definizione di teologica di tre gradi di miracoli, qual sostanza, l'acqua diventa vino, qual sostanza, cambia sostanza, no? Qual sostanza? Sì. Quod subjectum, che riguarda il soggetto, non più la natura, riguarda il soggetto. Allora, ad esempio, una guarigione destinata a portare il paziente a morte, una malattia destinata a portare il paziente a morte risolve verso la guarigione. È qualcosa di inspiegabile, al di là della sua istantaneità o meno. Può anche giungere a guarigione in modo progressivo, ma si tratta di una malattia che necessariamente avrebbe portato a morte la persona. Questo in questo caso non necessita l'istantaneità. Terzo grado, era quella serie dei miracoli, questo è riportato, ripeto, nel testo che viene seguito. Terzo grado è quello di malattia di per sé non mortale, quindi non infausta, che raggiunge la sua guarigione nel tempo. Una polmonite raggiunge la guarigione spontaneamente, può guarire la polmonite, certo può guarire. Ma in quanti giorni? Ma non certo in un giorno, lo farà in 15 giorni? Sì, 15 giorni. Se il fatto accade in un tempo irragionevolmente, innaturalmente breve, noi diciamo che la guarigione è stata istantanea. Questa istantaneità non si dà in natura, assolutamente no. E quindi una guarigione di terzo tipo. Riguardo, cosa è cambiato in questo caso? La natura è cambiata? No, il soggetto no, perché è andato a guarigione, ci sarebbe andato lo stesso, ma lo fa in un modo
anomalo l'istantaneità. Ecco quod modum, di terzo grado. Ovviamente. Ci sono anche guarigioni di malattie che sarebbero andate verso la morte, avrebbero portato il paziente verso la morte. Guariscono, ma la guariscono anche istantaneamente, benissimo, c'è anche l'istantaneità. Però, da un punto di vista tecnico nostro, così, anche l'istantaneità pura, la sola presenza di questa modalità di guarigione, quindi l'uno riguarda la sostanza, l'acqua diventa vino, l'altro riguarda il soggetto che guarisce e non avrebbe potuto raggiungere la sua guarigione. Terzo riguarda il modo, l'istantaneità, ecco qua, indipendentemente da. Questo è importante, questo è molto importante. Il quinto punto, quindi la quinta un po' caratteristica che deve avere, o attributo che una guarigione deve avere per essere definita non spiegabile, quintum ut sanatio sit perfecta, non manca, aut concisa. In quinto luogo è necessario che la guarigione sia perfetta e non difettosa o parziale, quindi deve essere completa, deve essere perfetta. Sì, qualche reliquato, come si dice, marginale, certamente, qualche esempio, una malattia neurologica o vascolare o altro, eccetera, che ha portato il paziente fino al coma grave, eccetera, poi c'è stata una risoluzione di per sé non spiegabile, però rimangono dei reliquati, qualcosa del tipo, qualche instabilità nella deambulazione, però non sottraggono quello che è la reale funzione neurologica, il substrato della nostra funzione neurologica del cervello, cioè il pensare, il pensare in modo razionale, ovviamente, la relazionalità, non solo il pensare improprio, la relazionalità soprattutto, no? Quindi non sottrae alla persona le funzioni fondamentali dell'area cerebrale, può essere definita completa, con qualche marginale e, diciamo, irrilevante così insufficienza, quindi perfetta e non difettosa. Sesto, questo è un punto, ma questo va commentato perché risente sempre di questo diciamo cultura del tempo, orizzonte un po' del tempo, no? Galenico del tempo. Ora, si lega molto a quello della storia, dell'analisi della storia naturale. E poi vi spiegherò meglio. Bisogna che, lo diciamo in italiano, tanto, che ogni escrezione o crisi degne di nota, escrezione di umori, intendeva al tempo, siano avvenute in tempo debito, ragionevolmente in dipendenza di una causa accertata precedentemente alla guarigione. In tale eventualità la guarigione non sarebbe da considerare prodigiosa, ma piuttosto totalmente o parzialmente naturale. Qui si tratta proprio di entrare, ma solo diciamo, lo storico è interessato a questo. A noi fondamentalmente questo non interessa perché non è una fenomenologia che non ci si presenta al giorno d'oggi, secondo anche il modo di approccio alla malattia da parte anche dei medici stessi, ma ha un significato, che è questo, è Galeno. Oh, secondo Galeno, le malattie potevano guarire in tre modi, decubito vuol dire decubito, quindi il cadere, no? E quindi l'espellere di fluidi umorali, di umori, diremo noi tossici, no? Malevoli, per decubito, per crisi, immediatamente come la febbre, no? Con la 40 gradi di febbre con brivido, poi scende all'improvviso, la febbre risolve per crisi, no? Oppure per soluzione, per un decorso, diciamo, per normale risoluzione. Nella medicina galenica era contemplata la possibilità della guarigione mediante escrezione umorale, ecco il motivo in cui inserisce quel punto, no? Una guarigione non spiegabile quando succede questo, quando succede, non succede, non succede, quando si presenta questa evenienza, stiamo attenti perché potrebbe essere in ragione
di qualcosa di naturale, quindi spiegabile. È molto attento, molto analitico, quindi è andato molto molto a fondo. Nel documento si vuole escludere tale evenienza, e questo per giustificare. Però un commento, questi principi di Benedetto XIV sono importanti, sono validi, perché tuttora, alla fine, anche nell'ambito della consulta, eccetera, nelle conclusioni, concise o meno, riecheggiano questi principi. Riecheggiano questi principi. Ultimo, ut sublatus morbus non redeat. Per ultimo, bisogna che la malattia debellata non si riproduca. Non si riproduca. Ah, è guarito da un infarto, benissimo, adesso sta benissimo, eccetera, vive a lungo, eccetera. Poi va incontro a morte. Di cosa è morto? È morto perché ha avuto una recidiva di infarto. No, allora no, no. Non può accadere, ma anche peraltro dico questo che è abbastanza banale, così, è didatticamente banale, diciamo, no? Allora, per poter sintetizzare e cogliere, questo è un po' il clou dei concetti che io devo trasferire, che dovevo trasferire, quindi tutti questi preamboli che ho fatto di storia della malattia, il concetto di malattia, per il nostro utile, anche teorico, ma poi pratico, procedurale, i concetti li dobbiamo riportare a questo. Una guarigione che possa essere definita non spiegabile deve possedere queste caratteristiche. Quali sono? Le devo ripetere, perché questo è il punto fondamentale ed è quello che serve per portare a casa, no? Adesso va di moda, no? take home, porta a casa questi concetti dopo. Portare a casa di questa sera sono questi concetti, sono queste attribuzioni, cioè la gravità della malattia. Io dico oggettivo, soggettivo, sì, questa è un po' roba mia per la verità, però insomma è un dato di fatto, no? L'oggettiva in sé, ma anche soggettiva per me, insomma, no? Se per me l'aver perso la funzione di un arto o qualcosa è importante per la mia vita, ecco che la malattia, poi ritorniamo con i concetti di fondo da cui sono partito, che è qualcosa che è un'espressione del modo d'essere, della mia esistenza, che per la quale sono stato colpito da qualcosa, no? Sono stato colpito da causa esogena, le malattie infettive, i traumi, eccetera, le degenerative, i tumori, ma anche da causa endogene, anche di carattere, anche malattie psichiatriche, è una parentesi che dobbiamo fare, perché non vengono prese in considerazione, per la difficoltà, io presumo, di oggettivare la malattia psichiatrica. Però, lasciamola. Troppo difficile, direi. È vero? Troppo difficile. Il secondo punto, che è il più importante, penso sia il più importante, oltre alla completezza, è il mancato rapporto causa-effetto con la terapia. Il mancato rapporto causa-effetto. Questo è radicale, perché non c'è paziente oggi o persona che soffre di qualcosa che non abbia ricevuto una terapia. Direi in qualsiasi paese del mondo, speriamo di sì, in qualche paese potrebbe accadere di no, però nel nostro mondo normalmente chi ha un problema grave, importante, viene in qualche modo soccorso, aiutato, cerca di ricevere una diagnosi, una conoscenza della malattia, viene aiutato. Quindi il rapporto causa-effetto va studiato molto bene, è qui che interviene un po' la competenza di chi è un po' addetto ai lavori, e quindi accade che questa consulta medica, si riferiva il padre Alfonso, composta ora da 7 elementi, è una consulta più forte, diciamo, al riguardo, no? Nel senso che il giudizio finale è un giudizio di valore, non è un giudizio così, cioè, 2 dicono che no, 3 dicono che sì, ma se uno dei 3 dice che no, allora i più hanno detto no. No, è troppo poco, insomma, è bene che il giudizio finale sia un giudizio un po' più forte per essere oggettivo, per essere un po' accettato, no? E quindi questo è un punto fondamentale, il rapporto causa-effetto, perché la terapia potrebbe essere da una parte adeguata ma non efficace, dall'altra parte potrebbe anche non essere adeguata, stata adeguata, no? Che non abbia rispettato dei canoni. Non dico delle linee guida, no, non farei entrare il discorso delle linee guida sulle nostre problematiche, mi sembra un po'
razionalistico, ecco. Non razionale, ma troppo razionalistico. Ma questo può accadere, una terapia può essere allora adeguata ed efficace, adeguata parzialmente efficace. Qui abbiamo detto c'è questo spazio che si apre alla non spiegabilità della guarigione, alla parziale efficacia della terapia stessa. Terzo punto, la rapidità della soluzione, della risoluzione, che abbiamo visto riguarda qualcosa anche a sé, diciamo, ha una valenza a sé per definire poi da parte di teologi una diciamo la guarigione è un miracolo, no? Quindi questa guarigione che riguarda l'istantaneità, quindi quod modum, che è il modo stesso della guarigione anomalo in cui è avvenuta, non tanto la sostanza, non tanto il soggetto, ma il modo stesso della guarigione. E queste possono accadere, e su questo il giudizio è molto più facile da parte dei periti, no? Chiaro, è una questione temporale, io so che questo non accade, è accaduto in poche ore, oppure una malattia lunga guarisce, una malattia ingravescente che va verso il peggioramento delle condizioni, guarisce in poco tempo, può guarire anche una settimana, ma è una settimana anomala perché sarebbe guarita dopo anni, dopo un anno. E quella guarigione sempre diciamo mantiene questa caratteristica di una innaturale rapidità, non tanto l'istantaneità temporale come fisicamente la intendiamo, ma una innaturale rapidità. E questo è un concetto che mi ero permesso di proporre anni fa, poi è stato accettato, diciamo così, no? Dalla parte più filosofico-teologica, dove si percepisce la non naturalità, no? La difficoltà a capire, no? la non comprensione della guarigione stessa. Se abbiamo tempo, alla luce di questi principi che abbiamo detto, no? La gravità della malattia, rapporto causa-effetto con la guarigione, la completezza, la durata, l'istantaneità, la rapidità. Io vorrei andarla a vedere in un caso due, se abbiamo il tempo, perché può essere più stimolante mentalmente, no? Allora poi avanza, poi c'è il pericolo così di essere noiosi. Allora, porto un caso. Questo è molto semplice questo caso. E ricordo averlo studiato io. Nell'88, due bambini nel Perù. Il Perù, alta quota, basso ossigeno, pochissimo. I bambini vanno incontro a malattie tipo polmonite acuta, insomma, gravi, e la mortalità è molto elevata. Con antecedenti di denutrizione, che è il contesto, no, della persona importante. No? Denutrizione vuol dire immunità depressa, vuol dire biologicamente una debolezza intrinseca, no? Malnutrizione. Vanno incontro contemporaneamente a febbre elevata, 40 gradi, con sintomi respiratori. E vanno incontro a cosa? Polmonite. Qui giusto un flash sulla polmonite, che cos'è? Ma è abbastanza semplice. Insomma, sono gli alveoli che vengono intasati dal liquido dell'infiammazione, quindi la persona non respira, c'è poco da fare, perde la sua capacità di respirazione. Se accade in un bambino, bene, bene. Se accade in un adulto, come noi, male, 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 diciamo, no? E questo è il concetto di polmonite, ecco. Questo ad esempio, una raffigurazione, come compare la polmonite in una radiografia, l'importanza anche, diciamo, della diagnostica. Questa non è una diagnostica avanzata, ma oggigiorno c'è anche questa necessità di avanzare nella diagnosi, fino a livello molecolare, che abbiamo detto, perché la malattia oggi viene interpretata dal punto di vista biologico a livello anche molecolare, soprattutto molecolare, e quindi ci pone sempre in un lavorio continuo, in una progressione continua. Questo giusto così, i sintomi della tosse, quali sono, della polmonite quali sono, questo è un attacco di un polmone affetto da polmonite bilaterale, no? Quelle cose bianche, i passaggi, no? Queste aree bianche dove il polmone non respira, diciamo la verità, perde la sua funzione, va bene. E questi guariscono, questi bambini, che succede? Succede questo, che in un contesto, adesso non ricordo bene, quindi li vedono, il medico non c'era, ma c'erano lì
questi addetti alla salute pubblica, il quale riconosce, è chiaro, qui il luogo disagiato, quindi la diagnostica è rimasta empirica, no? Clinica, però oggettiva, no? Febbre elevata, difficoltà a respirare, e anche questi addetti alla sanità pubblica erano persone esperte, chiamavano infermieri come vogliono loro, tecnici di sanità come vogliono loro, ma persone esperte sul campo e avevano esperienza di questa malattia. E la prognosi, peraltro brutale, la possibilità molto elevata di morire. Questi bambini, a dir la verità, in seguito a qualcosa di riferimento appunto all'intercessione, guariscono, ma l'interessante e anche simpatico è che guariscono diciamo simultaneamente, la simultaneità, insomma, però giusto per far sorridere, no? Però un sorriso di simpatia, insomma, no? E quindi questo caso mi ha portato alla consulta, quando era ancora una consulta di 5 membri, io ero uno di questi, ma tutti sono stati d'accordo su questa interpretazione, e la definizione della diagnosi, quindi bisogna precisare la diagnosi, in base a quello che si poteva conoscere allora, con le testimonianze di allora ovviamente, quindi l'importanza delle testimonianze, non basta solo i dati che vedo, posso non vedere nessun dato, ma ho delle testimonianze molto importanti, specialmente le testimonianze, non è il caso, ma delle figure sanitarie e non sanitarie, dei curanti, del medico curante o dei medici curanti, sono testimonianze importanti, sono delle evidenze che ci aiutano molto, sulle quali dobbiamo dare un giudizio, diciamo, dobbiamo acquisirle come vere e da quelle testimonianze dedurre un giudizio, non ripercorrere il giudizio e rientrare nella mente del curante. Questo per noi era quello che dicevo sempre, non dobbiamo ridare un giudizio, il giudizio è stato dato, dobbiamo dare un giudizio sulla spiegazione o no. E, dicevo, sì, va bene. E poi soprattutto che le testimonianze o i dati di testimoniali, de visu, di primo acchito, o quelli ab auditu, no? I secondi, siano convergenti, cioè la convergenza testimoniale è un dato radicale, cioè una divergenza testimoniale, allora c'è qualcosa di non sicuro, di non certo, quindi non dubito troppo della verità di quello che andrò a dire. Va bene, in questo caso la diagnosi fu di polmonite in pazienti con denutrizione cronica, è la diagnosi giustissima, vera, definita infausta quod vitam. Quindi da quella gravità si è detto, perché tutte le testimonianze convergevano verso la non spiegabilità. Al giorno oggi, dico, ecco, oggi, è la prima volta che dico questo, quasi pubblicamente, su questo infausto potrei avere dei dubbi, nel senso che infausto vuol dire al 100%, diciamo così, no, di previsione, potrei avere dei dubbi, potrei dire, gravemente, severamente riservata, la prognosi non necessariamente infausta, però la probabilità è altissima che questi muoiono, al 90% possono morire. Quindi è quasi certo, quasi certo. Ma il dato sulla terapia, poi inesistente, nessuna terapia antibiotica, né farmacologica, né di antinfiammatorio, né antipiretico, perché non c'era una situazione locale, logistica che distanziava questi bambini, questa famiglia, dal primo centro, diciamo, dal primo centro con utile per acquisire farmaci, quindi nessuna terapia. Ma qui il dato più importante è l'istantaneità, secondo me, della guarigione, di terzo grado, quel terzo grado che dicevamo. Quindi è stata definita infausta, va bene, però vogliamo definirla non necessariamente infausta, ma molto riservata, quindi dicendo che sì, in una bassa percentuale di casi i due bambini avrebbero potuto salvarsi. Però lo fanno in un modo anomalo, istantaneamente e simultaneamente, questo ci fa empatia. Questo è il caso. Allora, istantanea, completa e duratura, ovviamente una polmonite poi è duratura, non lasciare liquati, eccetera. Inspiegabile, e erano 5 su 5, questo è semplice. Quindi abbiamo applicato adesso nel giudizio di questo caso i criteri, quei principi che ho cercato di delimitare
e di, e così, di definire precedentemente la gravità della guarigione, il rapporto causa-effetto con la terapia, in questo caso la istantaneità, la completezza e la durata della guarigione. Ora ho ancora del tempo, no? Ho ancora del tempo. Per, ecco, i principi sono sempre questi, li riportiamo alla mente. Gravità, terapia, mancato rapporto causa-effetto, rapidità della soluzione, della risoluzione, completezza della guarigione, permanenza della guarigione. Ora, perché avrei altri tre casi, però mi prende tempo. Mi prende tempo. Vado verso un caso, poi magari riprendo questo. Ecco qua. Un caso grave. Questo è studiato di recente, difatti non ho messo nei nomi, nei cognomi. Ce l'ho presente perché l'ho studiato personalmente. Si tratta di una giovane signora di 41 anni che va incontro ad arresto cardiaco. Si trova a casa, viene rianimata dalla suocera, che è un sanitario. L'importanza del suocero. Viene rianimata, però viene rianimata da seduta, quindi non so che rianimazione avesse, sia riuscita a fare. Arrivano presto i soccorsi e dopo 30 minuti recupera la respirazione e la circolazione, quindi viene rianimata. Quindi il paziente rianimato, rianimato bene, deve andare bene. L'evoluzione deve essere una buona evoluzione. Arriva in un centro ospedaliero, viene riconosciuta una rottura delle coronarie, una chiamata dissecazione, cioè rottura delle coronarie, e alla signora viene praticato un bypass coronarico, quotidiano ormai, no? Nei nostri centri, dappertutto, no? Però, ovviamente, è stata rianimata a casa, sulla sedia. Chi ha sofferto è stato il cuore, sì, ma più di tutti ha sofferto il cervello. Per un periodo non ha ricevuto una quantità, un flusso di sangue sufficiente, la portata di sangue, no, non l'ha ricevuto. E va in coma con grave sofferenza cerebrale. Ci sono dei segni di recupero neurologico, però nel tempo peggiora, ad andamento un po' così, ondulante, fluttuante. Per entrare nel tecnico, nel fatto tecnico, questa è una pittura, diciamo, sì, è una pittura, perché l'autore è un medico, ma pittore, Netter del tempo, che nelle sue rappresentazioni immaginifiche dice tutta la semeiotica del caso. È interessantissimo, è bellissimo. Noi abbiamo studiato su questo, studiato in un riferimento così visivo sul Netter, fantastico. Ecco il signore che esce dal ristorante, sente dolore, il contrasto tra caldo del ristorante, il freddo dell'esterno, un dolore talmente importante, insomma, che tale che gli toglie le forze, ti lascia perdere la borsa che c'ha in mano, va bene, d'accordo. Infarto. Questa è l'area, è un cuore questo, diciamo così, la figura di cuore. Infarto. Perché le coronarie sono ostruite? In questo caso le coronarie si erano lacerate, si dice disseccate. Si era proprio lacerata la parete. È raro, casi molto rari. Post partum accadono, ma sempre nella rarità. Però viene soccorsa, rianimazione. Però chi soffre il cervello, ecco. E soffre parecchio. La funzione cardiaca si manteneva molto depressa, ovviamente, perché c'era stato un infarto recente, no? Quel numero lì significa il normale deve stare sul 50-60%, questo 20-30% dice cuore molto depresso, funzione molto molto depressa. La malata intanto era in coma, sedata farmacologicamente, in ventilazione meccanica e supporto cardiovascolare. Cos'è il supporto cardiovascolare? Cerco di farlo vedere. Questo a significare, entriamo sempre dai principi, no? Voglio andare a capire un po' il rapporto causa-effetto con la terapia, importante adesso per me,
mentre questa donna andrà verso una sorta di guarigione, ma ha ricevuto tanta terapia importante, non solo farmacologica, ma di carattere avanzato, che si può fare nelle rianimazioni oggigiorno. E cos'è la contropulsazione aortica? La contropulsazione aortica, per dire, ma giusto per cercare di portare sul reale, no? Nella realtà, nel pratico, la contropulsazione aortica è inserire un pallone, questo è un pallone, nella aorta discendente. Questo, diciamo, si gonfia, si decomprime ritmicamente con l'attività cardiaca, aumentando il flusso di sangue e alleggerendo il lavoro del cuore. Quindi un cuore molto malato come questo ha bisogno di essere non solo aiutato a contrarsi, ma soprattutto farlo lavorare di meno, però mantenere l'organismo sempre con sangue perfuso, no? sangue buono, perché l'organismo si sarebbe deteriorato, no? E questo è il concetto di contropulsazione. Quindi, per dire che la terapia, una terapia importante, è stata introdotta, è stata anche attuata, quindi poi io dovrò giudicare dopo del rapporto causa-effetto con l'eventuale guarigione avvenuta. Inoltre, abbiamo detto che ha fatto un bypass aorto-coronarico, questa è la figura di un bypass con l'arteria mammaria interna che va a fissarsi sulle coronarie dopo l'ostruzione delle coronarie. Questo è un caso, diciamo, una raffigurazione di un restringimento coronario, in questo caso abbiamo detto lacerazione. Questo con l'arteria, l'altro è fatto con una vena degli arti inferiori, la safena. Quindi trattamento avanzato, no? È stato un trattamento molto avanzato. Ma il cuore rimane sempre un cuore dilatato, perché all'improvviso poi si è dilatato. Questo è un cuore sano, insomma, un cuore dalla configurazione più o meno normale, e questo è un cuore dilatato. Un cuore dilatato vive male, soprattutto funzionalmente vive male e non fa quel che deve. Un cuore dilatato si contrae con grande debolezza, e quindi va aiutato in tanti modi e condiziona la sopravvivenza del paziente, sicuramente sì, oltre che la qualità di vita, certamente, no? Affanno, eccessiva stanchezza, aritmie e quant'altro, tante mille altre cose, purtroppo. Quindi la malata è in sedazione, ma va incontro a un trattamento molto, molto, molto intenso, anche tempestivo per la verità, a parte il fatto che all'inizio una rianimazione domiciliare, di più, però subito sono arrivati i soccorsi. Però nel domicilio, insomma, chi l'ha rianimata era un sanitario, quindi aveva una certa esperienza. Il 23 gennaio la paziente si sveglia ed è in grado di eseguire ordini semplici, quindi il cervello comincia a recuperare la sua funzione, mostra che, insomma, il danno c'è stato sicuramente, la sofferenza c'è stata, ma un danno permanente probabilmente non c'è stato, qualcosa di reliquato sì. Quindi questo è lo studio della evoluzione, non è la storia naturale. È la storia naturale, diciamo, prevedibile in questa malata, con questa terapia. Ecco il rapporto causa-effetto della terapia. Qui la terapia c'è. Non è la malata del primo caso che ho ricevuto unguento mercuriale. Questo ha ricevuto il mondo intero nell'ambito, no? Dal 25 gennaio può giovarsi di un intenso programma di riabilitazione cognitiva, del linguaggio, occupazione fisica e motoria, quindi recupero dal punto di vista neurologico. Sicuramente c'è un recupero importante, grazie anche alla riabilitazione neuromotoria. E questo è un altro dato di fatto. No? Quella vis natura salvatrix che ognuno di noi ha per natura, è chiaro che una procedura di riabilitazione la riattiva, la fa riemergere, la rivitalizza. Questo va considerato nel giudizio di rapporto causa-effetto con la terapia e la guarigione. Questo, ecco perché la radicalità di questo punto di riflessione, che bisogna portare poi nel pratico all'atto, insomma, di lavorarci dentro. Abbiamo visto il cuore dilatato, il bypass, il contropulsatore aortico, la riabilitazione, ma questo è un disegno per dire riabilitazione, niente di più, non nel caso specifico ovviamente. Per di più, in prosieguo di tempo, la malata ha necessità, un cuore dilatato normalmente è un cuore
che soffre non solo come pompa, ma soffre anche come ritmo, quindi diventa aritmico, può scatenare delle aritmie mortali. Le aritmie mortali possono essere prevenute, nel fattispecie la fibrillazione, no? Sono linguaggi che si sentono, no? È un conosciuto anche, diciamo, del comune, no? E si possono prevenire o interrompere con l'impianto del cosiddetto di un defibrillatore che riconosce l'aritmia e immette una scarica elettrica e interrompe l'aritmia. Va bene? Quindi un trattamento avanzato ha ricevuto la signora, grazie a Dio e a quelli che hanno potuto aiutarla. L'anno successivo riceve l'impianto defibrillatore cardiaco endocavitale. Bene. Dal 26 gennaio al 23 marzo, ripeto, continua un programma di riabilitazione, come abbiamo detto. 3 anni dopo, i medici periti ab ispezione trovano la malata in buone condizioni generali e neurologiche, salvo il rilievo di una compromissione dell'equilibrio, qualcuno dice. I medici ab ispezione, loro lo sanno chi sono probabilmente, i medici ab ispezione sono quelli che, i periti ab ispezione, quelli che hanno il compito di valutare la stato di salute del sanato a distanza di tempo dalla guarigione, questo hanno il compito, non devono dare giudizi, devono solo dire semplicemente quali sono le condizioni obiettive del paziente allo stato in cui viene esaminato. Questo. 3 anni dopo i medici periti ab ispezione trovano la malata in buone condizioni generali e neurologiche, salvo il rilievo di un compromissione del quinto. Nel 2019 il medico curante, questa è una testimonianza abbastanza importante perché il curante che l'ha seguita conosce più degli altri, il suo giudizio deve essere un po' più preso in considerazione, ha un peso, come si dice, un peso probatorio un po' più elevato, no? Il medico curante sostiene che la stessa guarigione non sia completa. La sanata non ha riacquistato le funzioni che aveva prima degli eventi. Lamenta difficoltà nella visione, perde un po' la memoria a breve termine e soffre di stanchezza. E tali questi elementi, queste insufficienze, tali da non poter, ad esempio, riprendere a guidare. Ci sono delle limitazioni, eh? Sono sostanziali, sono accessorie, ma da discutere, però ci sono. Inoltre, la funzione cardiaca non sembra essere ristabilita, perché il cuore si è mantenuto dilatato, una funzione globale depressa, ha avuto necessità di un defibrillatore, per la permanenza della dilatazione cardiaca di cui ho parlato, no? Che un cuore dilatato è un cuore di per sé malato, può essere sufficiente, e condurre la persona può condurre una vita pressoché normale, però la malattia persiste. Noi diciamo che è un'insufficienza compensata, noi diciamo è un insufficiente, non fa bene, la sua funzione è inficiata, no? La sua funzione è lesionata, però nel contesto c'è un compenso, il risultato finale è un compenso, quindi consente all'organismo di condurre la sua le normali funzioni, tale da richiedere l'impianto di un defibrillatore al fine di prevenire aritmie potenzialmente mortali di cui ho detto poco prima. Allora, questo caso questo giunge alla considerazione della consulta medica perché è complesso, semplicemente perché è complesso. Nel mio giudizio finale non sarei stato d'accordo, però vedendo questa complessità e tutti dicevano ma perché, dico va bene, è bene che venga giudicato collegialmente da 6-7 persone e questo c'è stato il giudizio. Il giudizio si sono espressi in vario modo, però diciamo questo diciamo, mi ha confortato nella convergenza del giudizio dei colleghi col mio giudizio, quindi nessuna remora morale per aver detto no, non va bene in questo caso. La diagnosi è stata di questo tipo: danno cerebrale ischemico ipossico, significa dovuto alla mancanza di ossigeno e di sangue per un certo periodo di tempo, perché l'arresto di cuore ha comportato un arresto di flusso di sangue al cervello per un certo periodo di tempo
e la rianimazione non posso dire sia stata perfetta, non poteva essere perfetta, ma anche se la facessi io su una sedia, il paziente seduto sulla sedia, sarebbe totalmente imperfetta. Quindi è già un miracolo che abbia recuperato tutto quello che ha recuperato, è già miracoloso, questo è certo, non serve per la causa, è sicuramente miracoloso. Quindi danno ischemico ipossico cerebrale dopo arresto cardiaco in donna con infarto miocardio dovuto alla rottura delle coronarie. Questa è la diagnosi. Quindi, da questo punto dobbiamo prevedere cosa può accadere, poteva accadere, non è accaduto, poteva non accadere ed è accaduto, eccetera. Inoltre, scompenso cardiaco fa parte della diagnosi, ha ricevuto pure una polmonite in corso di ventilazione meccanica e una infezione da stafilococco. Quindi il quadro era veramente complesso, quindi anche la sopravvivenza e il discreto buono stato attuale è interessante, è una grazia sicuramente. Ecco il giudizio conclusivo. Prognosi è stata definita, da questa globale conoscenza della diagnosi, una prognosi molto riservata, può dire, ma certo, molto riservata. Non possiamo dire totalmente infausta. Perché? E perché lo vediamo subito dopo. Però molto riservata, sì, poteva morire sicuramente. È arrivato a un punto di pericolo immediato di vita, non il giorno dopo, no, adesso ora per ora, in questo momento. Bastavano 5 minuti di disattenzione, che non c'era la suocera che l'avesse rianimata, si dà 5 minuti da sola, sarebbe morto. Quindi non si scherza. Et valetudinem, ovviamente, con tutte le lesioni, le sofferenze che ha ricevuto, ma non necessariamente infausta. Questo è un giudizio prognostico completo e molto adeguato. Non necessariamente infausta, non possiamo dire. Perché non posso dire non necessariamente infausta? Perché la terapia, il rapporto causa-effetto studiato per la terapia, è stato giudicato adeguato ed efficace per la guarigione, per il grado di guarigione o di miglioramento o di risoluzione che ha ricevuto, di cui ha beneficiato. Quindi, anche il non necessariamente infausto è legato all'efficacia della terapia. Se non ci fosse stata terapia, la malata sarebbe morta. Questo è chiaro. E la guarigione come è stata caratterizzata? Sulla temporalità, abbiamo detto, è stata progressiva, progressiva è stata. È stata completa o incompleta? Perché Benedetto XIV dice che la guarigione, per essere non spiegabile, deve essere completa e duratura. E l'abbiamo definita incompleta. E per le alterazioni neurologiche, non poteva più guidare, instabilità nella marcia, ma forse soprattutto per le alterazioni cardiache, è un cuore sempre malato, sempre dilatato. Il cuore non ha recuperato la sua morfologia, non solo la morfologia anatomica, ma la sua funzione. Questo è il punto determinante, no? Che ci ha fatto dire no, non possiamo dire che sia completa, perché questa, dopo domani, può avere uno scompenso cardiaco irreversibile e morire. E quindi no, non possiamo fare questo, no? Spiegabile, alla luce delle conoscenze mediche attuali. Spiegabile. Quindi questo è un caso che, dai principi che ho cercato di delucidare prima, di Benedetto XIV, risulta essere giudicata comprensibile, razionalmente comprensibile. Ecco un po' quindi ci tenevo a mettere un caso, non tutti, non inspiegabili, tutti i miracoli, no, questo è un miracolo pure, Questo è un miracolo a tutti gli effetti, perché è difficile, sia un miracolo a tutti gli effetti, nel senso, abbiamo detto no, non può essere proposto così, però sicuramente la complessità del caso dice che insomma una buona quota di grazia divina c'è stata, sicuramente sì. Abbiamo ancora del tempo?
Un po' di tempo. Oh, questo giusto per sciogliere la serata, nel senso che non è una guarigione, ma è un miracolo che riguarda la natura fisica. Molto interessante, è semplice, semplicissimo, ma interessante. E dire che i miracoli ci sono anche nella, non solo nella biologia che riguarda l'uomo, l'uomo stesso, la persona, eccetera, ma anche nel mondo fisico, ma sempre in ragione dell'uomo, è chiaro, no? Allora, ci troviamo nell'89, non l'ho studiato io questo, l'ho recuperato, 10-13 gennaio dell'89, durante una guerra civile in Mozambico, succede che cosa? Che tra fazioni, insomma, in contrasto tra di loro, 230-270, forse c'è imprecisione su questo, persone per mettersi in salvo e sfuggire a fazioni armate coinvolte nella guerra civile si rifugiano in una chiesa locale, la chiesa di Nipepe, per lo più bambini da 1 a 14 anni. 10. 11 gennaio, continua permanenza in chiesa controllata all'esterno dai militari, loro non possono né uscire né entrare. Ma niente si può fare, né portare cibo, né portare bevande, non si può fare nulla. Stanno dentro. Il 12 gennaio sera, quindi 10, 11, 12 sera, 140 persone sono costrette ad uscire per essere inviate verso luoghi di deportazione. 80 persone viene permesso di rimanere, quindi al 12 sera 80 rimangono, gli altri vengono mandati via. Il 13 gennaio le 80 persone rimanenti vengono poste in libertà. Ma che c'entra qua? Non c'è niente. Questa è la chiesa? Dov'è il miracolo? Oh, questa è la fonte battesimale. Dall'esterno, questo dall'interno. Queste persone non hanno potuto ricevere nulla, nemmeno l'acqua. E quindi si servivano per bere, anche per abluzioni sommarie, diciamo così, del fonte battesimale, il quale non conteneva più di 18 litri d'acqua. Ma l'acqua del fonte battesimale non è mai mancata, è stata sempre a livello. Questo è il punto fondamentale del miracolo, diciamo, dell'anomalia, però lo chiamiamo anomalia. Quindi ci troviamo di fronte, è molto interessante questo, totale carenza di acqua, poi sono 2 giorni e mezzo, per i più, e 3 giorni per 80 persone. Totale carenza d'acqua, impossibilità sul rifornimento. E tutto questo che è stato che è riportato è stato vagliato. C'era reale impossibilità. Non si è potuto scavare all'interno della chiesa un pozzo o altro che so io. È stato ben studiato, ovviamente non da medici, il medico non c'entra nulla, ma da tecnici, diciamo, no? Da periti tecnici. L'unica riserva presente nella chiesa era costituita dall'acqua del fonte battesimale. Allora, testimoniano tutti, specialmente i bambini, bevevano al fonte battesimale, non perché non c'era altro. L'acqua si moltiplicava. Dichiarazione. L'acqua non veniva mai meno, benché tutti bevessero da essa in continuazione, soprattutto i bambini, fino al giorno dell'uscita. Perizia tecnico-legali, cosa hanno detto? La capacità del fonte era di circa 18 litri. Il fabbisogno medio per persona valutato intorno ai 2 litri e 2, può essere più, può essere meno. Per sopravvivere una persona deve bere almeno una giornata mezzo litro d'acqua, un litro. Insomma, nel normale noi beviamo un litro d'acqua, poi i bambini bevono il caldo, bevono di più, no? Ed è stato stimato questo è il fabbisogno, quindi è stato stimato che la quantità di acqua consumata sarebbe stata almeno di 1772 litri per quei 3 giorni, per 2 giorni e mezzo per i più e 80 per gli esuliati. Quindi 100 volte la capacità massima del fonte battesimale. Il fatto è un po' strano, no? È anomalo, non è così, non è spiegabile di primo acchito, nemmeno di secondo acchito, no? Nemmeno dopo una valutazione, direi, tecnico-scientifica, no? Discussione collegiale. Dalla discussione collegiale emergono che cosa? Una convergenza sulla inspiegabilità del fenomeno in quanto interessa la materia, che non si modifica,
ne altera la qualità, qui direi non ne altera la quantità, direi io, ma io ho riportato esattamente. E pertanto va incontro a una forza contraria, cioè si moltiplica ed è in grado di soddisfare la necessità di 230 persone per le quali il bisogno era pari a circa 1700 litri. Le conclusioni di questa consulta tecnico-scientifica, diciamo così, è stata questa. La consulta ritiene, quindi non andiamo più per diagnosi, prognosi, la terapia, il rapporto, le caratteristiche della guarigione. No, riguarda sempre l'uomo, questi sono sopravvissuti grazie a, forse non sarebbero morti tre giorni, beh, insomma, sarebbero andati incontro a notevoli danni per la salute. Ritiene che le prove addotte sono certe, credibili, convergenti ed univoche. Questo è importante, eh? Questo va bene, questi appellativi, certe, credibili, convergenti, univoche, anche nelle guarigioni ovviamente, no? Di malattie e da malattia, no? Esclude qualsiasi forma di dolo o azione dolosa, giudica la moltiplicazione dell'acqua scientificamente inspiegabile. E questo, diciamo, soggetto materiale è passato ai teologi ed è stato definito miracolo. Interessante questo, no? Questa è una cosa per me simpatica. E quindi ecco, penso che forse ho cercato di dare un quadro ampio, no? Non concludo con nulla, nel senso che per anche una personale così sentimento di gratitudine, con questa definizione che non è di Santo, abbiamo cominciato con Santo Tommaso, finiamo con Papa Benedetto XVI. In Gesù di Nazareth, in un passaggio così che uno non ci fa caso, però dà una definizione sua, totalmente sua. Le guarigioni miracolose cosa sono? Sono, secondo la loro essenza, però il linguaggio è molto preciso, segni che rimandano a Dio stesso e tendono a mettere in movimento l'uomo verso Dio. Grazie per la pazienza e basta. Sì. Prego. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Es que el otro día en la clase que nos dio, bueno, el profesor dijo que había la certeza estadística. Entonces, sí. Bueno, la pregunta que yo quería hacer es que él nos puso un ejemplo en el que, bueno, ponía un ejemplo. Y decía que un niño en el hospital decía, bueno, esto es posible, ¿no? Esto es posible. Entonces, como que había habido un 1%, y dice, bueno, esto es el 2%. Entonces, hablaba de la certeza estadística. Entonces, yo quería saber, claro, porque el paso es del 1% al 2%. Es que yo no lo entendí muy bien. Entonces, si pudiese explicarnos esto, si es posible. Io non ho capito il soggetto, però il bambino... O sea, un niño che stava enfermo, però se curò di una maniera... Guarì, inevitabilmente. È guarito senza farmaci. Io penso che quel 1% vada calato proprio nel singolo paziente, nel senso, nel contesto suo. La statistica è sempre qualcosa di, è una previsione teoretica, no? Quindi è vero la certezza matematica, diciamo statistica matematica, ma c'è anche una certezza morale che non si può... Io direi di non abbandonare nel singolo caso, no? Non so se mi è difficile spiegarlo in parole semplici, anche in parole difficili mi è difficile. Nel senso che le previsioni statistiche hanno un valore di fondo perché indirizzano
il mio giudizio. Dice, questa si può salvare? Le statistiche dicono che 20%, 80%, 20% è poco, è pochissimo, pochissimo. La mortalità di 80% nel mio vissuto di medico è certezza di morte, nel mio vissuto di medico. Quando un intervento, ad esempio, chirurgico, ha una probabilità che supera il 5% di mortalità, è un intervento pericoloso, pericolosissimo, il 5%, 80%. In questo caso, quell'1% gli si può dare un, bisogna dare un valore di qualità, non bisogna dare un valore quantitativo, a mio giudizio, per dire spiegabile o non spiegabile. Bisogna calarlo, io penso, nella realtà del singolo soggetto, che in questo caso è un bambino, una persona. Io sono convinto di questo, probabilmente non spiegabile. No, non so, padre Alfonso, perché se entriamo nella logica, ossia nella logica conoscitiva, tutto ha il suo valore, ma hanno valori dati quantitativi, quindi i numeri hanno un valore, ma i numeri non sono tutto, e i numeri in biologia non dicono la biologia. Cioè il biologo, il chimico, no, sì, il numero ha un valore, ma non dice l'essere, no, non dice la qualità, non dice che cosa, non so se non definisce la biologia di quell'entità. È un po' teorico la mia risposta, è troppo filosofica forse. Però sì, è troppo filosofica. Però penso di cogliere un po' il nucleo. Quindi dire è spiegabile perché l'1% la statistica dice, ma sai. Io sarei più propenso per il resto. E soprattutto quel numero andrebbe letto sul caso reale, diciamo, sul singolo caso, sul contesto. È una lettura che va fatta per me nel contesto, in una valutazione di insieme. E qui come in una visione di, che ne so, una traduzione. Insomma, questa entità, questo dato, va letto però nel contesto. Un dato statistico, predittivo, non è un dato ex post. È un dato ottenuto da una serie di entità e in base a quello c'è una previsione, può dare una previsione su che cosa può accadere in un altro caso similare, ma non di più, che cosa può, che non dice deve, può, no? La statistica ci aiuta a questo, a presagire però, vai con certezza, no? Bueno, a parte di agradecerle todo lo que ha sido esta tarde tan interesante, una pregunta de una ignorante en medicina. ¿Es posible la curación inmediata, estable de, o sea, tiene explicación científica el que una infección en sangre, no sé cómo se llama? La septicemia. Exacto, generalizada, ¿se pueda curar de manera inmediata y permanente? Una sepsi? Sì. E anche qui dipende dal caso, nel senso che un'infezione del sangue, una sepsi, può guarire anche rapidamente, ma con terapia ovviamente, no? Con la terapia può guarire rapidamente questo, e in modo stabile, questo sì. Anche qui dipende, questo dato va letto all'interno della storia clinica, della diagnosi, del contesto del paziente. Teoricamente sì, nel caso singolo non lo so, teoricamente sì, può accadere, ma con adeguata terapia. Una sepsi, una febbre elevata con disturbi anche importanti del sistema nervoso, questo può fare, no? Una sepsi importante. Impostata una terapia efficace, se l'efficacia della terapia esiste, dopo anche 24 ore di terapia efficace, può risolvere.
si mantiene la terapia, il paziente migliora, migliora, eccetera, si stabilizza. Dipende dal contesto. La sepsi è una malattia anche grave, molto grave. Dipende come si presenta e che danni ha dato, ha già dato e come evolve. Perché se va incontro a shock settico, shock settico ha un'altra prognosi. Shock settico è potenzialmente mortale. E lo shock settico che migliori, uno stato di shock, ecco perché dico questo dato, va letto nel contesto. Uno shock settico che migliori anche con la terapia istantaneamente, rapidamente, è raro, è impossibile. E che non deje señal ninguna luego. O sea, che las pruebas che si hacen a posteriori es como si no hubiese sucedido nada, pero las pruebas a priori están... Se ha avuto uno shock settico, sì, forse penso lavorarci un po', capire meglio la gravità dello shock, la prognosi dello shock, sempre questi punti che ho cercato di delucidare, e soprattutto il rapporto con la terapia. A volte sono terapie efficaci, altre volte terapie non efficaci. Terapie di supporto, no? Come il caso spiegabile che ho parlato. Ha avuto una marea di terapie di supporto efficace. Grazie. È un lavoro difficile, ma interessante. Muy bien, pues yo en nombre de la Universidad San Dámaso quiero agradecer al doctor Poliska su participación en esta sesión extraordinaria del curso de las causas de los ANTUS. Creo que ha sido para todos de mucha ayuda, mucha orientación para caminar seguros en nuestro trabajo y le agradecemos mucho su competencia, su experiencia y también agradecemos a la Congregación de las Causas de los ANTUS que apoya mucho nuestro curso con la participación de personas que trabajan en la congregación. También agradecer al padre Alfonso, que ha sido el mediador para que pueda venir hoy el doctor Poliska, se lo agradecemos mucho, y a todos los que han participado hoy, todos los alumnos que han participado en la sesión. Recordar que la próxima sesión la tenemos el martes, próximo martes, en la sede de la universidad. Por tanto, muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Gracias.